Il presepe e l'albero formano un messaggio di speranza e di amore e aiutano a creare il clima natalizio favorevole per vivere con fede il mistero della nascita del Redentore, venuto sulla terra con semplicità e mitezza. È la riflessione offerta da Papa Francesco alla delegazione della provincia di Trento, da cui proviene l'abete di Piazza San Pietro, insieme a quella dell'isola di Malta che ha donato il presepe. Il pontefice ha rivolto un pensiero speciale ai bambini in cura presso i reparti oncologici di alcuni ospedali italiani, i cui disegni sono stati riprodotti sulle sfere d'argilla che ornano l'abete. Le sfere colorate che avete creato, ha detto Papa Francesco, raffigurano i valori della vita, dell'amore e della pace che il Natale di Cristo ogni anno viene a riproporci. Il presepe, collocato in Piazza San Pietro, aggiunto, riproduce il paesaggio maltese con le sue tipiche imbarcazioni, simbolo della tragica realtà dei migranti sui barconi diretti verso l'Italia. Nell'esperienza dolorosa di questi fratelli e sorelle, ha proseguito Papa Bergoglio, rivediamo quella del bambino Gesù, che al momento della nascita non trovò alloggio e venne alla luce nella grotta di Betlemme. Anche i presepi allestiti nelle chiese, nelle case e in tanti luoghi pubblici sono un invito a far posto nella nostra vita e nella società a Dio, nascosto nel volto di tante persone che sono in condizione di disagio, di povertà e di tribolazione. L'albero di Natale posto accanto al presepe proviene dai boschi di Scurelle, ai piedi della catena montuosa del Lagorai, contornata di un'incantevole natura, con fiori e piante e ruscelli cristallini che costeggiano i sentieri. La bellezza di quei panorami è un invito a contemplare il Creatore e a rispettare la natura, opera delle sue mani. Siamo tutti chiamati ad accostarci al Creato con stupore contemplativo.